Buongiorno a tutti, sono Silvia Di Angelo Antonio, sono ricercatrice presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, presso il Center for Life Nanoscience dell'IIT a Roma. Sono professore associato di fisiologia presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia dell'Università Sapienza di Roma. Quello di cui vi parlerò oggi è l'utilizzo delle stampanti 3D in biologia. L'idea è quella che in questo momento in cui siamo tutti forzati a casa per l'emergenza coronavirus, possiamo mettere a frutto il nostro tempo anche come ricercatori e come docenti per raccontare con parole più semplici gli avanzamenti delle nostre ricerche. Quindi l'idea alla base di questo video è quello di raccontarvi come le stampanti 3D possono essere utilizzate in biologia e in medicina. Che cos'è una stampante 3D? Lo sapete tutti. È stata una rivoluzione quella della stampa 3D. È stato il concetto di passare da stampare delle parole e delle immagini su un foglio con l'inchiostro a stampare degli oggetti, sempre attraverso un procedimento guidato dal computer. Disegniamo un oggetto con un software sul computer e diciamo a una stampante di produrlo in 3D. Quindi di produrlo attraverso un meccanismo di additive manufacturing, cioè di deposizione strato su strato di un materiale secondo un disegno predefinito in modo tale da ottenere un oggetto. E che cosa possiamo stampare in 3D? La prima cosa che ci viene in mente sono gli oggetti di plastica. Quindi utilizzare come inchiostro un polimero, una plastica, che sia fatta a rocchetto, che venga gestita da una stampante attraverso il software e che venga colata strato per strato in modo da ottenere un oggetto. Ovviamente più la stampante è raffinata, quindi più la stampante è definita, più riesce a rendere le strutture fini, i dettagli dell'oggetto stesso. Però in realtà non possiamo solo stampare plastica, possiamo utilizzare anche altri materiali. Per esempio, possiamo stampare metallo, possiamo usare polveri di alluminio, cobalto, acciaio inossidabile, oro, per stampare oggetti di metallo, quindi per stampare gioielli, oppure per stampare pezzi di ricambio di moto e macchine che non sono più in produzione. Per stampare un pezzo che non funziona in un macchinario nel momento stesso in cui ci si rompe e non abbiamo la possibilità di ottenerlo. Oppure possiamo stampare ceramica. E per esempio possiamo stampare ceramica non solo per produrre oggetti d'arte o oggetti di uso comune, ma la possiamo utilizzare anche per riprodurre oggetti antichi che abbiamo da illustrazioni, o oggetti antichi che si sono distrutti, o oggetti antichi che sono stati tolti dal sito archeologico perché conservati in un museo. Invece li possiamo riposizionare e possiamo anche manipolarli per ottenere quelle che sono, per esempio, delle visite nei siti o nei musei con quella che si chiama realtà aumentata. Oppure possiamo fare un salto di scala e invece di usare stampanti piccole, usare stampanti molto grandi che utilizzano argilla per stampare abitazioni, cosa che può essere utile quando c'è bisogno di stampare delle abitazioni di emergenza a basso costo. Possiamo stampare barche, possiamo stampare scocche di auto utilizzando stampanti grandi. Tornando al piccolo, possiamo stampare cibo. È facile pensare all'uso di una stampante 3D in pasticceria utilizzando il cioccolato, che ci viene facile pensare di colare il cioccolato nell'ugello della stampante e così crearci il cioccolatino della forma desiderata. Ma in realtà, come vediamo dai food blogger, dagli chef stellati, si possono anche stampare formati di pasta personalizzata che siano adatti a un piatto particolare. Però in realtà quello di cui vorrei parlarvi oggi è per cosa può essere utile la stampante 3D e quindi gli oggetti stampati 3D in medicina e in biologia. Allora, la prima cosa facile da immaginare è l'uso della stampa 3D che utilizza plastica per la medicina.
Quindi, per esempio, il Playcast è un'alternativa a basso prezzo e a personalizzata al gesso. Viene stampato in 3D, è una sorta di esoscheletro che viene fatto su misura sul paziente, è leggerissimo ed è impermeabile. Oppure, ancora meglio, le protesi personalizzate ottenute mediante la stampa 3D di plastica. E questo, potete immaginare, è un grande miglioramento nella medicina, perché un piccolo laboratorio con una stampante 3D, un computer e la plastica si può avere dappertutto, anche nelle zone di guerra, anche dove servono delle emergenze. E storia dei nostri giorni, si possono stampare le valvole per i respiratori. L'avete letto probabilmente tutti che in questo momento di emergenza c'è stata una startup veneta che ha deciso di stampare le valvole che erano necessarie per i respiratori, oppure di un'altra startup che si è inventata come modificare attraverso la stampa 3D le maschere da snorkeling in modo da farle diventare respiratori stessi. Passando dalla realtà alla fiction, già abbiamo visto nel passato, per esempio in Grey's Anatomy, che sono varie stagioni, che Meredith e colleghi stampano organi. Non si capisce se stampano organi reali o stampano organi di realtà aumentata con dei polimeri. Ecco, questo è meno fiction, anzi è realtà. Attraverso l'utilizzo di plastica si possono stampare in realtà aumentata le copie degli organi del paziente. A cosa serve questo? Immaginate un neurochirurgo che deve fare un intervento in una zona molto difficile del cervello. Allora, utilizzando le immagini ad alta risoluzione del cranio e del cervello del paziente ottenute dalla risonanza magnetica e inserendo questi dati in un software che poi comanda la stampante 3D, si può stampare in 3D la struttura intera del cranio e del cervello del paziente. Questo oggetto sarà utile al chirurgo da manipolare per decidere poi come muoversi quando deve fare l'intervento sul paziente stesso. Ma proprio pensando ai pazienti e alla chirurgia, la stampa 3D è già stata usata anche per stampare dei mini supporti, degli scaffold, che possono servire per la medicina rigenerativa all'interno del paziente stesso, utilizzando dei materiali che siano biocompatibili, su cui gli organi e le cellule aderiscono meglio. Però noi vogliamo fare un salto in più, fare una stampa 3D che serva alla medicina personalizzata. Questo va, diciamo, nell'ottica, nella direzione di quello che sono gli avanzamenti in medicina. Gli avanzamenti in medicina, il futuro della medicina è quello non di curare le malattie, ma di curare i pazienti. L'idea è quella che la malattia è differente da paziente a paziente, perché dipende anche dalla background genetico, quindi dal DNA del paziente stesso. E quindi qual è l'idea? È quella di avere dei mini organi 3D in modo tale da avere il mio cuore, il tuo cervello, il suo fegato e il mio muscolo, per esempio. E su questi poter studiare sia la malattia, sia il funzionamento normale, sia sviluppare farmaci. E com'è possibile fare questo? L'idea è quella di fare delle mini stampe 3D di un mini organo vivente che sia rappresentativo appunto del mio cuore, quindi un mio mini cuore, del mio cervello, un mio mini cervello, del mio fegato. Per fare questo abbiamo bisogno di alcune cose. Abbiamo bisogno dell'inchiostro, vi ricordate la plastica, il metallo, il cioccolato, l'argilla? Qui è un po' diverso, abbiamo bisogno di un inchiostro che contenga le cellule e poi di una stampante. Quindi abbiamo bisogno di un inchiostro che sia cellule e una matrice extracellulare, che insomma un qualcosa in cui le cellule si trovino bene come si trovano nell'organo stesso. Una stampante che sia in grado di maneggiare cellule
E di queste, questa qui che vedete è quella che hanno sviluppato dei bioingegneri nel nostro laboratorio, ma ne esistono anche dei commerciali. Un programma che decida, o meglio noi che decidiamo come fare il programma per decidere come stampare questo inchiostro, e una volta ottenuto questo costrutto tridimensionale, la possibilità di metterlo in un terreno di coltura, in un incubatore, e farlo stare lì per tanto tempo in modo tale da poterlo studiare. Allora, quindi la cosa fondamentale è sapere cosa noi dobbiamo mettere nella stampante e come stampare. Quindi se vogliamo stampare in modo tutto uguale, se vogliamo stampare tipi di cellule differenti e quale architettura vogliamo dare al nostro costrutto 3D. Quindi sostanzialmente avremo bisogno di un inchiostro. Chi sarà l'inchiostro? Allora l'inchiostro deve essere fatto da cellule e un biomateriale. Ma le cellule sono i veri mattoni del bioinchiostro. Allora qui nasce un problema, perché ovviamente se io volessi fare un mio mini cuore, teoricamente dovrei prendere le cellule del mio cuore, metterle nella stampante, cosa impossibile nell'ottica di fare una medicina personalizzata. E in questo una grandissima scoperta fatta circa 10 anni fa ci è venuta di aiuto, ed è una scoperta che ha rivoluzionato il mondo della biologia, tanto che il ricercatore che ha scoperto questa cosa ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2012, è il dottor Yamanaka. Che cosa ha scoperto Yamanaka? Yamanaka ha scoperto che a partire da una cellula del corpo umano, di un adulto, si può riprogrammare e farla diventare cellula staminale pluripotente. Cosa vuol dire questo? Intanto cos'è una cellula staminale? Una cellula staminale è una cellula che si autorigenera all'infinito e che può essere indirizzata a diventare qualunque tipo di cellula, perché a livello dello sviluppo dell'organismo le cellule staminali si trovano nell'embrione e sono quelle da cui poi hanno origine tutte le cellule del corpo umano. Ora, le cellule staminali però, quelle pluripotenti, in teoria si trovano solo negli embrioni, e questo non solo ha, diciamo, tutta una serie di questioni etiche accanto, ma diventano comunque le cellule con quel DNA. Quindi non diventano le mie cellule del mio cuore. Invece le cellule staminali pluripotenti indotte, che chiameremo IPS, che ha introdotto Yamanaka, si differenziano, si ottengono da qualunque cellula del corpo umano. In che senso? Da dove si possono prendere queste cellule? Queste cellule si possono prendere da un prelievo di sangue, da un'analisi delle urine, dalla pelle. L'importante è che abbiano il nucleo, perché devono avere il patrimonio genetico. Queste cellule prese vengono riprogrammate a diventare cellule staminali pluripotenti. Queste si autoreplicano e quindi possono essere conservate, e quando decidiamo possiamo indurle a diventare cellule della pelle, cellule del fegato, cellule del cuore, cellule del cervello, dei muscoli e così via. Quindi queste cellule avranno ognuna il DNA di partenza. Quindi se il prelievo è stato fatto da me, le cellule che otteniamo avranno il mio DNA, saranno rappresentative del mio fegato, del mio cervello, del mio cuore. In questo modo, utilizzando queste cellule e stampandole in 3D, possiamo ottenere dei costrutti in cui abbiamo messo, per esempio, le cellule all'interno di questo inchiostro con, e questi sono finti ovviamente, però sono, diciamo, dei piccoli modellini di come potrebbero essere, li inseriamo tridimensionali poi in una piastra di coltura, li mettiamo dentro l'incubatore e abbiamo questi oggettini tridimensionali molto simili uno all'altro, perché li abbiamo fatti tutti nello stesso modo con la stampante 3D,
possiamo decidere di cambiare l'architettura, di cambiare il tipo di cellule che mettiamo, e quindi sono molto versatili e sono funzionali e diventano proprio dei modelli, dei mini organi rappresentativi dell'organo della persona di cui sono le cellule di partenza. Allora, quello di cui vi farò vedere alcuni risultati è il bioprinting di neuroni della corteccia cerebrale. Allora, intanto è importante pensare ai neuroni perché i neuroni non replicano di loro, quindi è impossibile prendere una biopsia di neuroni e tenerla in coltura, a parte che prendere una biopsia dal cervello non è mai semplice. Ma comunque, quindi, in questo senso le IPS sono un grandissimo strumento. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo stampato, attraverso il nostro sistema di stampa, con la nostra cartuccia di stampa microfluidica, abbiamo stampato un inchiostro che conteneva neuroni ottenuti dalle IPS. Quindi avevamo delle IPS ottenute dai fibroblasti, in questo caso era un individuo sano, quindi sono neuroni sani. Questi fibroblasti erano stati riprogrammati a IPS, dalle IPS abbiamo iniziato il differenziamento verso i neuroni, controllando che diventassero neuroni, e a metà del differenziamento li abbiamo inseriti come inchiostro nella stampante 3D. E poi abbiamo preso i nostri costrutti, li abbiamo messi nelle piastre e li abbiamo messi in coltura, aspettando che maturassero. Questo è il nostro processo di stampa. Su questo lato vedete il codice di stampa, quindi il programma con cui viene istruita la stampante a fare un particolare disegno, una particolare architettura in 3D, e come vedete questo comanda non solo il movimento della testa di stampa, ma anche la quantità di inchiostro che viene colata nelle varie cartucce. Quindi in questo modo si otterranno più e più strutture tutte uguali, quindi cambiando semplicemente il supporto su cui stampiamo otterremo tanti costrutti, quanti ne possiamo fare a seconda delle cellule, tutti con lo stesso tipo di cellule e tutti con la stessa architettura. Questa struttura fatta un po' a sopra di crostata è una struttura molto comoda perché quando poi viene messa nel mezzo di coltura consente a tutte le varie cellule di essere nutrite nello stesso modo. Quindi che cosa vediamo? Vediamo dei piccoli costrutti di questo tipo, sono piccoli, d'accordo? Cosa vogliamo sapere? Vogliamo sapere come stanno queste cellule dopo la stampa 3D. Sono vive? Sono simili ai neuroni del cervello? Fanno quello che fanno i neuroni? Quindi analizziamo questi costrutti 3D utilizzando una serie di metodiche che abbiamo a disposizione in laboratorio. La microscopia, l'imaging degli ioni, la biologia molecolare. E cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che queste cellule diventano neuroni perché hanno proprio i marcatori tipici dei neuroni che qui vedete in verde, in questa immagine verde e blu, che sono vive, qua le vive sono verdi e le rosse sono le morte, sono vive non solo un giorno dopo la stampa, ma sono vive 50 giorni dopo la stampa, quindi noi possiamo analizzarli per tanto tempo questi costrutti. E una cosa molto interessante è che la rete che si forma è una rete che si forma più matura di quella in due dimensioni. E qui arriviamo al vantaggio anche dello stare in tre dimensioni rispetto alle due dimensioni. Perché vogliamo stare in tre dimensioni? Classicamente le cellule vengono piastrate su oggetti tipo questi o più piccoli, comunque in un monostrato. Invece noi le vogliamo stampare in più strati e appoggiare poi questi costrutti. Perché? Perché di base le cellule all'interno degli organi non stanno in un monostrato. E il fatto di avere un grado di libertà in più, cioè non solo orizzontale e
verticale, ma anche la profondità in più, l'asse Z in più per muovere, per comunicare, le fa comunicare in tre dimensioni attraverso messaggeri chimici, attraverso contatti meccanici e attraverso messaggeri, diciamo, quelle che è la trasmissione elettrica, e questo fa maturare la rete meglio. E infatti questi neuroni sono neuroni attivi, noi questi li vediamo attraverso l'imaging di una molecola che è il calcio, che è un indice dell'attività neuronale. Quindi questi costrutti che abbiamo fatto, sono dei che abbiamo stampato, sono dei costrutti vitali e funzionali. A cosa possono servire? Allora, diciamo che la prima cosa per cui stampare 3D è utile è ottenere dei costrutti che siano strumenti per lo studio, strumenti per l'analisi della complessità biologica del singolo individuo, del funzionamento degli organi. Quindi diventano degli strumenti per i ricercatori. Poi però possono essere per lo sviluppo farmacologico, perché possono essere usati per lo sviluppo di farmaci per le malattie rare. Ora, il costrutto che avete visto era un costrutto fatto attraverso neuroni derivati da un individuo sano, da IPS derivate da un individuo sano. Però se noi abbiamo le IPS di un paziente con una malattia rara, avremo il suo modello su cui possiamo testare i farmaci, o anche di una malattia non rara. Possiamo scoprire per il dato paziente qual è il farmaco che funziona meglio. In un futuro questi costrutti biostampati potrebbero diventare la base per la medicina rigenerativa, perché noi, facendo dei piccoli pezzi o andando in scala sempre più grande, dei pezzettini più grandi degli organi, noi avremo l'organo personalizzato per il paziente, andando anche a risolvere il problema del rigetto, perché l'organo del paziente è un organo con lo stesso DNA del paziente e che non ha una provenienza da un altro individuo, quindi si risolve anche il problema di compatibilità tra donatore e ricevente dell'organo. Quindi, diciamo, questi costrutti biostampati possono essere una frontiera per la biologia e per la medicina. Tutto questo è stato possibile grazie a una strettissima collaborazione tra i laboratori della Sapienza e i laboratori dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Io devo ringraziare per questo il mio collega Alessandro Rosa e tutti i ragazzi del laboratorio mio, del laboratorio di Alessandro e del Bioprinting, e il nostro direttore anche, ma soprattutto ringrazio tutti voi per l'attenzione, e in questo momento ricordiamoci di rimanere a casa. E ora tempo per le domande.